Si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, presso il secondo circolo didattico di Biancavilla, un evento particolare che ha coinvolto i bambini verso la salvaguardia e la cura dell'ambiente. I ragazzi, i piccoli studenti della scuola, hanno piantato delle piccole piantine e degli alberi, recitando delle poesie e cantando delle canzoni proprio in onore e nel rispetto verso la natura. Sentiamo ai nostri microfoni le parole del maestro Alfredo Quattrocchi. A distanza di un anno abbiamo rifesteggiato la festa dell'albero in varie fasi. E il 21 siamo andati insieme alla Bruno nel cortile antistante e abbiamo cantato delle canzoni, recitato delle poesie e poi piantato un albero che ci è stato donato dalle Giacche Verdi di Bronte. Poi ci siamo trasferiti nel cortile retrostante e abbiamo messo a dimora la bordura, una bordura dietro un muretto di cemento, perché su indicazione di Legambiente abbiamo dato a tutti i bambini la possibilità di piantare un albero. Le attività della festa sono continuate di pomeriggio con tre rientri di 2 ore e mezzo ciascuno. Durante questi rientri i bambini hanno piantato le piantine nell'orto didattico, che è un orto solidale. I proventi di quest'orto ogni anno li doniamo, li mandiamo in Africa, padre Riccieri, padre Laudani, oppure al maresciallo di Biancavilla che li ha portati in un'altra parte dell'Africa. E poi in un'altra fase dell'attività continuiamo a completare la bordura che abbiamo iniziato il primo giorno e poi ci trasferiamo in una sezione esterna della scuola, in un parco, Eroi di Nassiria, e lì ci sono degli alberi e dove i bambini vanno ad appendere questi cartelli che hanno realizzato a nome dell'albero, dove l'albero chiede rispetto, chiede innanzitutto di essere curato, anche perché il futuro del mondo dipende dagli alberi e dai boschi. Perciò noi vogliamo creare una nuova generazione che sia in grado di rispettare l'ambiente.